Oggi finalmente partiamo con la campagna elettorale, con la mia candidatura nella lista autonomiste, appoggiando il sindaco Randazzo. Abbiamo affrontato questa deciso assieme questa scelta e abbiamo sposato un progetto di cercare di migliorare l'efficienza di questa macchina burocratica che amministrativa che realmente negli ultimi anni sta bloccando l'economia, principalmente edilizia, che anche tra l'altro è il mio settore. Se andiamo con la lentezza del rilascio delle autorizzazioni, con gli uffici che tra loro non c'è nessuna collaborazione, con un sistema telematico che potrebbe essere a nostro favore, ma che di fatto non ce l'abbiamo. Perché? Perché gli uffici sono poco organizzati, non abbiamo i software per poter interagire tra i vari sportelli, e facendo impazzire un po' sia noi tecnici per l'ottenimento delle autorizzazioni e anche i cittadini per quanto riguarda la semplice bolletta sia dell'acqua o della spazzatura. Quello che vogliamo fare è cercare di rendere più efficiente possibile il comune, ecco. Buonasera a tutti, buonasera ai nostri cari telespettatori, io mi chiamo Vita Renda e sono assessore designato in quota con il gruppo degli autonomisti, di cui ho qui accanto a me un esponente, Calogero Di Benedetto. Oggi è un avvenimento importante perché in forza di questa avventura iniziata qualche settimana fa con il forte desiderio di voler rappresentare la nostra città, i problemi della nostra città al 100% e in tutte le forme, oggi questo rappresenta un altro tassello abbastanza importante, cioè quella dell'apertura, dell'inaugurazione di questo comitato che sono sicura rappresenterà anche un punto di riferimento e un fulcro per tutta la gente che vorrà parlare con noi, con Calogero, perché il nostro slogan è quello di stare in mezzo alla gente, il nostro slogan è quello di voler ascoltare la gente, di voler ascoltare le loro idee e i loro bisogni, che sono quelli comuni a tutta la città, perché noi siamo cittadini di Mazara del Vallo. Io da parte mia ti auguro un grande successo, ma intanto penso che questo passo, questa iniziativa sia comunque il raggiungimento di un grande obiettivo, perché colui che fa per gli altri vuol dire che ha già fatto tanto e ha già fatto tutto.